Tutto pronto per le Giardinetti Finals. Il torneo organizzato dalla società di Via Rudri di Torrenova è stato presentato nella serata di ieri all'interno del quartier generale biancorosso. A fare gli onori di casa ci ha pensato ovviamente il presidente Ranieri, vero e proprio deus ex machina dell'attività del Giardinetti 1957. La competizione, giunta ormai alla sua decima edizione, verrà come sempre riservata a ben quattro categorie, dai classi 2006 e 2003, passando per i 2005 e 2004. Tante le squadre al via, tra le quali spiccano i nomi illustri di Lazio e Frosinone, uniche professioniste, che alzeranno il livello qualitativo ma anche il prestigio di un torneo, divenuto ormai una vera e propria garanzia di ottimo calcio e lealtà sportiva. La partenza è fissata per sabato 2 maggio, quando prenderanno il via le gare dei gironi eliminatori. L'appuntamento conclusivo è invece stabilito per sabato 13 giugno, con le quattro finali e le premiazioni, con la consegna delle varie coppe e dei premi individuali ai migliori giocatori del torneo. Un successo annunciato, come del resto da 9 anni a questa parte. Allora, presidente Ranieri, presentata oggi la decima edizione delle Giardinetti Finals, penso che anche se sono 10 anni che le fa, ogni volta è una emozione diversa e forse ancora più intensa. Sì, senza dubbio, sono 10 anni, sembra ieri quando abbiamo fatto la prima edizione. Devo dire che il torneo è andato via via crescendo in modo esponenziale, sono soddisfatto, veramente è come ogni anno, è come se fosse la prima volta, devo dire, perché poi lavorare con i ragazzi dà veramente grandi soddisfazioni, il torneo poi ci sta dando tante soddisfazioni, quindi per noi è sempre un piacere organizzarlo in questo periodo e riproporlo alle società, diciamo, che ne fanno parte, che partecipano a questo torneo. Quest'anno ancora più prestigio verrà dato non solo dalla presenza della Lazio ma anche dal Frosinone. Sì, è di quest'anno che noi abbiamo fatto una sorta di accordo con il Frosinone, che devo dire è stato molto proficuo, perché ci sono alcuni nostri ragazzi che sono andati a fare dei provini su Frosinone, probabilmente c'è anche un ragazzo che potrebbe essere preso per il prossimo anno in una categoria importante. Hanno voluto di comune accordo partecipare al nostro torneo, oltre alla Lazio, quindi ci sono due squadre professioniste, speriamo che andando avanti si possano aggiungere anche altre società. Ecco, un torneo che è sempre una bella festa per lo sport, però mi sembra che anche il livello tecnico sia molto alto. Sì, sì, questo è anche un'altra peculiarità di questo torneo, che il fatto che molte società mandano dei gruppi, dei primi gruppi, quindi questo ne beneficia la qualità del torneo in generale. E penso anche a livello di spettacolo sul campo se ne vedono delle belle, insomma. Il suo augurio per questa decima edizione qual è? Ma io mi auguro sempre, non tanto per le mie squadre, perché devo dire che se vinco mi fa piacere come da presidente, però io credo che l'importante è che si svolga nella massima correttezza e veramente felicità da parte di tutti i ragazzi, come è stato in tutti questi anni. Chi vede il torneo, chi vede le finali, chi vede quello che noi facciamo durante questo mese diciamo, di svolgimento delle gare, capisce che forse è un torneo diverso, un torneo fatto sicuramente con tanta passione e tanta voglia di fare bene. Quindi questo è l'importante, che ci sia veramente tanto divertimento e poi vinca il migliore, come sempre.